Ok, andiamo a vedere la nuova installazione di iPad in car fatta da officine-nuccio. Lavori in corso ovviamente, eh? Partiamo da questo. Bene, allora qua. In origine c'è una plancia. Sì. Con una griglia. In origine c'è una radio. Sì. Originale. Sì. Un display. Sì. Una tastiera. Sì. E una tastiera. Sì. Il display sta qua al centro. Poi c'è anche il cassettino. Abbiamo preso questo. Abbiamo pensato di spostarlo qua. Abbiamo preso questo e abbiamo pensato di spostarlo qua. Abbiamo preso il display e l'abbiamo incostrato qua dentro. Hai ricostruito quel pezzo praticamente? Sì. Ex novo? Esattamente. Bene. Sembra giù. Sotto a questo c'è il sistema del canale centrale. Centrale, ok. Ok. Tutto questo perché? Perché questa macchina ci sarà un iPad 2. iPad 2? Sì. Ok. Noi andiamo a inserire l'iPad dentro. Bene. Ah, hai fatto proprio l'incastro? Sì, sì, sì. Che succede? Che io faccio così, estraggo. Benissimo. Qui c'è il dock officine-nuccio naturalmente. Ah, quello che hai fatto costruire ad hoc. Fatto apposta per fare l'installazione. Ma questi connettori tu ce l'hai, li puoi vendere anche a chi volesse fare queste installazioni? Questi connettori sono stati fatti apposta per fare in modo che tutti quelli che vogliono installare una pad possano utilizzare il mio connettore che va inserito qua dentro. Ah. Ogni volta può essere adattato al tipo di supporto per fare questo. Senza cavi, senza fili lunghi, così. Perfetto. Allora, ecco, poi adesso non ci pensavo, poi chiaramente anche chi non ha visto poi i video che abbiamo fatto su a Rimini, qui praticamente possiamo anche usare Skype, ovviamente se l'iPad è il 3G, ovviamente, perché il movimento... Beh, ora stiamo utilizzando la Wi-Fi. Adesso sì, quando c'è la Wi-Fi, nelle piazze dove c'è, uno si può anche connettere con Wi-Fi. Esattamente. Bene. E comunque sia, vabbè, poi vedremo i lavori finiti. Per adesso, work in progress. Esattamente.